Secondo quanto riferito, lei regina è stata sconsigliata di seguire la tradizione reale il prossimo mese, suscitando nuovi problemi di salute. Quando sua maestà è partita per la Scozia alla fine di luglio, sperava di poter interrompere brevemente le sue vacanze a nord del confine e fare un viaggio di andata e ritorno di 1000 miglia al castello di Windsor o a Buckingham Palace per incontrare il nuovo leader del Partito Conservatore e chiedere loro di formare un nuovo governo. Tuttavia, una fonte ha ora affermato che la regina è stata sconsigliata di lasciare la Scozia per alcuni giorni per svolgere uno dei suoi doveri più significativi come capo di Stato, hanno detto a The Sun. Ora alla regina è stato consigliato di non viaggiare. Ma ovviamente nessuno dice alla regina cosa fare e alla fine è una sua decisione, e come abbiamo visto quando ha fatto la terza apparizione sul balcone di Buckingham Palace al Giubileo, le piacciono le sorprese. Ci sono alcune parti del suo ruolo che il principe Carlo può svolgere per suo conto, ma la regina è fermamente convinta di nominare il primo ministro. Potrebbe non essere la scelta migliore per far viaggiare la regina per 1000 miglia andata e ritorno per una visita di 48 ore quando i primi ministri potranno invece arrivare facilmente a Balmoral. Questa sarebbe la prima volta in oltre 100 anni che il nuovo primo ministro del paese non viene nominato dal sovrano in Inghilterra. La regina ha chiesto a tutti i leader politici di essere stati nominati dal loro partito negli ultimi 70 anni per formare un nuovo governo durante una riunione tenutasi a Buckingham Palace. Tuttavia, ha incontrato il suo primo ministro, Winston Churchill, a Heathrow, dove è atterrata al ritorno dal suo tour interrotto nel Commonwealth in seguito alla morte di suo padre, Re Giorgio VI. L'unico primo ministro ad essere stato nominato in terra straniera nella storia moderna è stato Herbert Asquith. Oh,